Ma se noi facciamo un giro con la Vespa quando la scrocco a mio figlio e facciamo i lavoretti per pagare le bollette e ti preparo colazione con il burro di soia e troviamo le cose per terra e ci baciamo e guardiamo accendersi il campanile e ceniamo un'ora qualsiasi con mozzarella e pomodoro e basilico. Ma se noi parliamo di tutte le cose del mondo e ci buttiamo sul letto un'ora qualsiasi e facciamo l'amore e andiamo la sera nei posti dove si sente la musica gratis e la poesia e ci mandiamo gli SMS se appena un giorno restiamo lontani e ci diciamo gli odori e ci diciamo gli altri amori, ma se noi la casa è piena di scatoloni e lo yogurt del discount a 1 euro al chilo, a un'ora qualsiasi facciamo l'amore e ci addormentiamo nudi e ci stupiamo che sia passato il tempo, ma pazienza, lui passa, noi per mano, noi tu come puoi pensare che ci manchi qualcosa? Sono talmente assuefatto fin da piccolo all'ammiccante volgarità borghese e all'ammiccante compulsione antiborghese che quando il cazzo tu lo chiami cazzo, intendendo semplicemente un cazzo, mi ci vuole un momento per capire. Tu invece capirai dal primo istante che questa mia poesia intitola Il nomade stanziale. Dove io ci sono stato, quasi sempre tornerei. Dove non ci sono stato, spesso andrei. Oggi sono tornato sulla riva dell'Entella. Ci sono vecchi in carrozzella che nel dolce venticello aspettano di crepare. E poi devo comprare una prolunga perché qui nella casa sul mare le prese di corrente sono messe malamente e qualcosa da mangiare. Non mi importa essere la tua casa, chiudere la porta non mi importa, ma vorrei essere sempre un luogo, per sempre uno dei luoghi dove passi e riconosci, riconosci e sorridi, sorridi e sei bella. Un luogo dove le cose hanno tracce di te. Vorrei poterti guardare e abbracciarti mentre si fa un pezzo insieme e vai e so che torni. Allora l'orizzonte ha la tua luce, la distanza ha i tuoi colori. Ogni vuoto si colma della tua forma e vai e so che torni. Ed è questo il mio modo di amarti. È l'unico che so. Ti leggevo poesie nudi nel letto dopo l'amore. Non avevamo 20 anni, non era tanto tempo fa. Era oggi pomeriggio e avevamo più di 100 anni, tra te e me. Ti leggevo poesie nudi nel letto. Non è un ricordo lontano perso nelle nostalgie. Era oggi pomeriggio, con un cielo grigio e azzurro mescolato dal vento e i colori vivaci sul terrazzo. Non avevamo 20 anni, non era un tempo lontano. Era oggi pomeriggio ed era la prima volta in vita mia che leggevo poesie nudi nel letto. Tu, la prima volta che qualcuno te le leggeva. E sono nudo al tavolo adesso che scrivo, mentre tu sei quasi addormentata sulle lenzuola spaiate di 2 verdi diversi, recuperate insieme per questa casa che sembra di studenti squadrinati. E di oggi pomeriggio la luce sui coppi dei tetti, le mansarde di fronte abitate da slavi e magrebini. Se dico questo secolo, intendo dire il 21esimo, il nostro. Nel 900 non ti ho conosciuta, ma ora ti ho letto poesie per la prima volta, nudi nel letto, le lenzuola spaiate di 2 verdi diversi, spinte via dalle gambe, fresche ancora del nostro sudore. Una sera con lei in via Baretti. Voi ditele, lo so che è ridicolo, ma voi ditele, che amo la sua vita e che vorrei stare un poco con lei. Lo so che è ridicolo, ma voi che siete suoi amici e siete miei amici, voi ditele che le devo parlare, che devo camminare una sera con lei in via Baretti, o in via Cernaia, o in via Massena, o in lungo Po Michelotti, o in altre vie, come lei preferisce. Sì, lo so che è ridicolo e che non serve a nulla, anzi è controproducente, lo so, ma non importa. Per questa volta non state a valutare, a ragionare, voi che siete suoi amici e miei amici, semplicemente per favore diteglielo.
In fondo al tram numero 10, in corso Duca degli Abruzzi, il tram non è né vuoto né affollato. Tutti i posti a sedere sono occupati e 5 o 6 passeggeri in piedi. Si fa sera, ancora una volta si fa sera. Parte un allarme d'auto in lontananza. È luglio, ma potrebbe non essere. Un uomo con la camicia stropicciata, due ragazze truccatissime. Al di là del vetro del finestrino passano strade, alberi, muri, persone. È il 2007, ma potrebbe non essere. Al di qua del vetro del finestrino, un uomo è immerso in tutta questa vita. È un cinquantenne, ma potrebbe non essere. Forse sta tornando da scuola, forse dall'università, forse da un'azienda dove lavora, da una settimana o da tantissimi anni, forse da un circolo ricreativo per vecchi, forse da un ospedale con una brutta diagnosi. Ha gli occhi persi, come non vedesse, come vedesse insieme così tante cose da quasi non vedere. Ha gli occhi che brillano in un modo che non sai se sorride o sta per piangere. E forse è preso dal suo primo amore, e forse è preso dal suo nuovo amore, o da un amore perso, mai trovato, o da nessun amore. Scende dal tram alla fermata di Corso Einaudi. Non potrebbe essere un'altra fermata. Va da qualcuno, ma potrebbe essere qualcun altro. Si fa sera. Ancora una volta si fa sera. È di questo che si è accorto all'improvviso. Solo di questo. Nient'altro che...